sono gli atleti e non da metto schifo, ci conta cammini. Baci! Ma non deve mettere la città di Italia. No, 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 è la capsi da me. Lei è sorella, lei è comandante della barca. Ehi, ma ci state se volete anche l'equipaggio, è tutto così. No, sei italiano, ho messo i nomi di tutti quelli che pescano. No, no, non siamo imbarcato di tutti che pescano. Caufilli, che sta in cima a Stradio, che sta vicino a Stradio, che è Caufilli, Zimox, Giuseppe Roscia, alzami il numero di cellulare di Stradio. Va bene così, va bene, aspettate. È la partita IVA, dove la cimiera? Che cazzare vostra madre? Il Michelangelo è qua, vieni con loro, al penitio, si chiama Michelangelo, e poi c'ha l'altro pericolo. No, lei non è la signora di Nicolò. Pina, va bene, Pina di Alpenino. E sta facendo, no, scusa, infatti è pronti via, ieri abbiamo parlato dei ragazzi, però i ragazzi mi sa che sono più bravi degli adulti. Sì, assolutamente sì, oggi continua la gara sociale che è incominciata ieri con la gara di Bolentino Junior, quindi dei nostri piccoli, dai 3 ai 12 anni, e oggi invece con i senior. Però come dicevi, la gara dei bambini è quella più bella che noi facciamo durante l'arco dell'anno, proprio per il coinvolgimento, per la loro partecipazione, per la loro proprio attività. Poi stanno imparando a pescare, a parlare via radio, a innescare, a tirare i pesciolini. Sono più bravi loro di noi? Assolutamente sì, sono sempre, i bambini sono sempre più bravi di noi e recepiscono immediatamente i segnali, recepiscono i valori. Ieri tu hai fatto un bellissimo filmato che mi sembra stia andando in onda anche in questo momento, dove abbiamo cercato di far capire anche ai bambini il valore dell'alza bandiera, quindi il valore della collettività, il valore proprio della bandiera, del simbolo della bandiera. Oggi dove andate a mare? Oggi la gara si svolge sempre qui nell'ambito delle acque territoriali molesi, e quindi mentre ieri avevamo una indicazione ben precisa, cioè a Levante, perché c'è un mare maestrale un pochettino teso, quindi abbiamo consigliato alle imbarcazioni che hanno partecipato, e lo hanno fatto, di stare a Levante. Oggi invece, siccome sono gli adulti sono in grado di gestire il mare in maniera più importante, quindi saremo sparsi qui sulle acque di fronte a Mola. Giusto ieri, sentito che qualcuno è stato fermato dalla Guardia Costiera? Sì, la Guardia Costiera ieri ha fatto il suo lavoro, perché lo fa regolarmente, lo fa normalmente. Una delle nostre imbarcazioni, lo Chicos, che aveva anche quattro partecipanti a bordo, è stata fermata dalla Guardia Costiera per il controllo di routine, che è normale che venga fatto. Peccato che hanno perso un po' di tempo, e che quindi diciamo hanno perso un po' di tempo per la partecipazione alla gara, però è tutto regolare. Sentivo prima parlare tra di voi onda lunga, abbronzatura. Oggi contrariamente a ieri c'era un vento di maestrale abbastanza teso, che quindi ha increspato il mare, piano piano ha formato l'onda. Infatti verso le 11:30, mezzogiorno, il mare era si dice formato. Oggi invece siamo in calata, quindi il vento è sceso, non è più come quello di ieri, è appena salito il sole, si è ripresentato, però non è forte come quello di ieri. Però oggi c'è l'onda lunga, quindi chi non è molto abituato vomita. L'altra cosa che è consigliabile oggi è munirsi di crema solare, quindi di proteggersi, perché il sole picchierà, e con il venticello il sole non si sente, con il riverbero in mare non si sente. Poi naturalmente lo specchio ti fa anche il mare fa anche da specchio, certo, quindi dico... ti abbronzi da tutte le parti. Delle parti. E comunque sarà una bella giornata anche oggi. Quanto tempo è previsto? Questa gara è fatta da tre ore, comunque le fasi sono l'accreditamento che abbiamo appena completato, si sono iscritti 16 angler, 16 pescatori. Come ieri? Come ieri, sì, abbiamo avuto lo stesso numero di partecipanti. Sono gli stessi papati? Sì, alcuni sì, altri no, comunque sia, sono 16, abbiamo 8 imbarcazioni in mare, più la nostra che è la barca giuria. La prima fase, quindi, abbiamo detto, è stata
già completata, che è quella di accreditamento. Ho fatto l'accreditamento, adesso si va in mare. Quando si rientra si fa l'operazione di pesa, di pesata del pescato. Verranno premiati. Quanto tempo è? Tre ore. Tre ore, quindi adesso iniziamo per le 9, inizia la gara. Sempre prima alza bandiera, sempre prima. No. L'alza bandiera la facciamo di solito nelle gare nazionali o nelle gare di qualificazioni nazionali. Tranne facciamo un'unica eccezione nella gara dei bambini, perché i bambini vanno educati alla diciamo all'onore alla bandiera. Ciao Enrico, so che ci stai riprendendo da terra. Noi siamo qui a Levante, scuola di Bari. C'è il mare oggi abbastanza formato, l'onda è molto lunga e alta, quindi diciamo è abbastanza difficoltoso soprattutto l'ancoraggio. Il numero dei partecipanti è aumentato, adesso siamo 18 partecipanti, siamo divisi sempre in 8 imbarcazioni. Hanno cominciato a pescare perché si sta pescando, il pesce c'è e quindi speriamo che si faccia un bel bottino. Ricordo che stiamo facendo una gara di volentino, è una gara sociale a cui partecipano gli adulti, che abbiamo fatto come dai quella dei bambini. La gara è iniziata regolarmente alle ore 9 e si concluderà alle ore 12, quindi poi ci rivediamo a terra per le altre fasi di pesatura del pescato e di premiazione e poi friggitura e mangiata del pesce. Ok Presidente, ci sentiamo più tardi a terra. Ti ringrazio mille, buon divertimento. Buona pesca, che ti faccio il cuore. Buon divertimento. Basta, come si chiama? Magia, dai. Allora, Presidente, non è andato per niente male. Un chilo un chilo e mezzo è già buono, insomma. Allora, Marco, già buono. Anche questo è per due o uno solo? No, c'è io e Marco. Ognuno c'è bisogno di quanto vediamo, almeno uno mettilo. No, vabbè, c'è un bellino. Mettilo. No, quello che hai preso, quello che hai preso era quello giusto. Sì, quello, proviamo. 55. È una grossa. Come stirla su a noi? Incredibile. Devo controllare io. Ecco dopo gli occhi. E se aggiungevo quello di Gianluca ieri. Allora, peso 5,75. Anche questo diviso 2. No, è diviso 2. Insomma, no, scusatemi, non avevo capito. Vieni qua. Beh, Marco, me. Bravo Padova. Iacovelli. Iacovello Marco. Col perchione. Iacovello Marco. C'è anche la perchia rossa. Vediamo, dimostriamo. Questo è 70. Vediamo la perchia. Questo è di più, dai. Oh, la perchia 115 grammi. 115. Vai. Abbiamo Franco, ci siete? Franco, ci siete? Abbiamo un 120. 120 kg. Mila grammi. Allora, totale 500. 15. 515. Vai. Tatone, ci sei? Segui. Esci, che ti ho visto. Testa nera 70, vai avanti. Che vergogna.
l'impressione era di più. Come un capegnuro, capegnuro. Capegnuro. È rimasto indietro, la capa no. Quello è il posto magico, picchi e picchi, il codice magico. Allora, questo era quello che non voleva partecipare. Gli ho detto, vieni, vieni, vieni. L'abbiamo fregato, eh. Metà coppa è la mia, Se la vince. Ragazzi, siamo quasi a un chilo, E là, bravo, La 900. Bravo, Enzo. 55. Bravo, fino adesso è questo, fino adesso. No, beh, quello è. No, quello è quello, dai. 75, 80, chiedo scusa. Scusate un attimo, eccolo là. Scusate. Mi togli il secchio per piacere. È lo stesso, 110. 110 è quello più grosso. Questo si tocca. Ah no, noi... No, non serve, non serve, dai. Ah, si toglie? Sicure cose troppo tecnologiche. Sono qua, siamo mezz'ora. Vabbè, dai. No. E così? Ma glieli prendo. Aspetta. Non mi butterete l'acqua sulla bilancia. Ma perché non fate come? No, dai. Però se mi lasciavo qui, questo stava pure quella per te. Vabbè, ma non devo arrivare a quella che è. Piatto. E qui siamo a superare il chilo, Sì, sì, abbiamo già superato il chilo. Questa è una pescata da campione, voglio! Alla grande! Bello, dai! Quindi non vale quello che abbiamo detto, Questo è proprio un ciabottaro. Però si può fare. Questo è un ciabottista. Si può, noi siamo del mestiere. Questo è un ciabottista. Questo è un ciabottista. Ciabottaro. No, stavo incazzato come a gringo. Al cuore, Ramon. Vai. Asciugami là. Toccate il tavolo, tutti lontano. Ok, via. Via. Totale. 1, 8 e 95. Bravo! Ah, sta anche la perchia. La perchia che c'è. No, vabbè. No, dai, allora il saraghetto. Aspetta, questo è 40 e questo. Il saraghetto, dai, il saraghetto, poi 50. 50! Ecco qua, prendi. Aldo Ferrara. Giuseppe, a venire qua a parlare con te, io non ci abbiamo totale una serie di informazioni. Vabbè, oggi è stata una giornata anche particolarmente impegnativa perché il mare non ci ha aiutato. Signori, chiedo scusa. Allora, dicevo, la giornata è stata abbastanza impegnativa perché il mare, come avete visto, era abbastanza formato, infatti eravamo in dubbio ieri sera se attivare insomma questa gara oggi o meno. Quindi stamattina abbiamo fatto la valutazione sommaria, siccome non erano condizioni che mettevano in discussione la sicurezza, abbiamo deciso comunque di uscire. Hanno partecipato alla gara 18 atleti, siamo usciti stamattina alle 9, abbiamo completato dopo le 3 ore le attività di pesca. Il pescato è arrivato a 8 kg 275 grammi, non sono i 40 kg dell'anno scorso, però almeno qualcuno è riuscito a pescare, perché oggi pesce c'era, si vedeva sullo scandaglio, ma non, evidentemente non mangiava. Io voglio fare un ringraziamento ovviamente a tutti quanti voi che avete partecipato, alla barca Giulia, al capitano della barca Giulia, a chi ha messo a disposizione le imbarcazioni, a tutti quelli che hanno collaborato, al medico di Cara. E poi passerei immediatamente quindi alla premiazione.
Allora Gianni, lascia a te leggiamo la graduatoria a cominciare da le vergogne sono in pelle, no, le vergogne non le mette più. Sono i primi tre, basta, dai. Però fatto anche così. Istituzionale. Ha fatto morire prima. Allora, in graduatore abbiamo al 13° posto ex equo Sabatelli Giovanni e Sabatelli Angelo. Al 12° posto Cautilli Giuseppe. Bravo. All'11° Rino Borracesi. Perché l'inciso ha fatto meno della metà di quello che ha pescato il figlio da me. Al 10° posto Patti Pino Michele. Al 9° posto Pascazio Paolo. All'8° posto Amodio Francesco. Al 7° posto Straziota Giuseppe. Dice lo stromo che si sente. Al 6° posto Iacovelli Marco. Bravo. Al 5° posto Padovano Marco. Al 4° posto Ferrara Aldo. Adesso andiamo sul podio. Ricordati. Allora. Volentino Junior, vieni tu a pregare, dai. Volentino Senior 2015, Junior no. Terzo posto, ex equo, De Nicolo Michelangelo e Candeloro Pina. Consegna la coppia il presidente. Io spero che fino alla fine dei nostri tempi imparerà a dire De Nicolò. De Nicolò, ti cambio di cognome. Al secondo posto, però metà premio dovrebbe essere mio perché l'ho invitato io. Vino a fare la gara, che non volevo uscire. Quindi al secondo posto, Tatone Vincenzo. Peso 120 grammi e va 5 grammi, De Nicolò, De Nicolò, De Nicolò, ti chiamo meglio, De Nicolò Michelangelo. Tutto coppa. Allora, la famiglia ha fatto l'incendio. Io voglio ringraziare innanzitutto Nicola Fiume con diciamo il suo contributo, sta dando evidenza alle attività che chiaramente sta facendo la Lega Navale. Ovviamente già il filmato che è stato fatto ieri è stato visto da 2641 persone. Di pochissimo tempo. Anche le foto e i filmati di oggi li troverete sul Facebook. Li troverete sul sito. Sulla fanpage vostra. Sulla nostra homepage. Quindi grazie a Nicola Fiume. Allora, è il suo giornale. È la nostra TV ufficiale. Sì, esattamente. Allora abbiamo detto, si laurea quindi campione Bollettino Senior 2015 con 1,8,95 kg. Non è quello di prima. Sacco Michele. E non ha partecipato il campione Vincenzo, che prego di venire Massimo qua. Vincenzo è il nostro campione uscente. Quindi una stretta di mano per il campione. Il passaggio del testimone praticamente. Eh sì, uno scherzo che va benissimo, insomma, ecco, queste occasioni sono un momento di goliardia, un modo per vivere insieme anche la nostra
diciamo, il nostro sodalizio, quindi finire con una foto di gruppo dopo la premiazione di rito, anche con un gavettone ci va bene comunque, ed è stato piacevole rinfrescarsi anche con questo suono. Ci vediamo il prossimo anno con questa gara. Assolutamente sì, perché quella dei bambini, il Bolentino Junior e il Bolentino Senior, sono due appuntamenti fissi che non vengono cambiati in nessun programma e quindi verranno sempre fatti. Arrivederci. Arrivederci all'anno prossimo, grazie.